Non solo gastronomia e artigianato da tutto il mondo, quest'anno il mercatino internazionale dei prodotti tipici di qualità porterà in città anche folklore, cultura e tante animazioni gratuite formato famiglia. Laboratori di educazione alimentare, letture animate in lingua inglese e giochi gonfiabili per i più piccoli, spettacoli di tango e flamenco, visite guidate al centro storico per scoprire il legame tra arte, alimentazione ed economia. Tutte queste sono le novità salienti della nona edizione del mercato internazionale, che per il resto riconferma tutte le caratteristiche che in quasi 10 anni di vita lo hanno reso l'evento più atteso dell'autunno aretino. Sì, questa è la nona edizione, si sta ampliando il raggio, le contaminazioni dei nostri prodotti è sicuramente una cosa molto bella, perché alcuni nostri ristoratori ma anche commercianti locali si sono aggiunti a questa kermesse internazionale. Abbiamo sempre più attenzione verso le famiglie, quindi bambini ma anche momenti ludici. La città l'aspetta, i cittadini aspettano questo evento, è una bella manifestazione che ci mette tutto il mondo a portata di mano. Si può dire commercio e turismo? Il commercio è turismo, perché è scambio di cultura, è scambio di idee, è mescolare le etnie, quindi il commercio è sicuramente cultura e turismo. Sindaco, questi mercatini vengono definiti una vetrina di carattere internazionale, è una vetrina anche per la città? Più che una vetrina, una benedizione, perché crea le condizioni perché adesso sia fruita da oltre 200.000 persone tutti gli anni, perché sia sempre più conosciuta nell'ambito italiano, perché si creino in questa città delle sinergie economiche che fanno soltanto bene. Quanto conta, secondo lei, iniziative del genere? Tutte le iniziative che hanno la possibilità di attrarre persone nella nostra città, di indurle a visitarla e bene o male a spendere anche qualche soldo, hanno la caratteristica di essere utili a chi le fa, compresi i titolari dei banchi, dei mercatini, ma anche utili complessivamente a tutta la struttura economica della città, dagli alberghi ai parcheggi a tutto il resto. I mercatini del mondo stanno per partire ufficialmente, torna protagonista i sapori e i colori da tutto il mondo, però non mancheranno neanche le iniziative collaterali. Quali sono? Sì, quest'anno abbiamo deciso di puntare molto sulle iniziative collaterali. Brevemente sono tutte concentrate in piazza Sant'Agostino, che è la piazza che in qualche modo, fra virgolette, ospiterà per la prima volta questi eventi, e la piazza sarà dedicata ai bambini, quindi sono i mercatini del mondo Kids, dove nella parte alta della piazza ci sarà allestito un parco giochi con dei gonfiabili e altri tipi di giochi in collaborazione con i ragazzi della Dynamic, che sono qui presenti, che sono poi il parco giochi Nemo. Ci saranno anche giochi e letture in inglese grazie al Hello Children, in collaborazione con Hello Children, quindi i bambini si divertiranno comunque parlando ed imparando l'inglese. E poi ovviamente non poteva mancare un laboratorio di cucina per i più piccoli con la band dei piccoli chef, sempre però in piazza Sant'Agostino, proprio per, diciamo così, in qualche modo onorare l'interculturalità dell'evento. Venerdì sera, proprio il giorno dell'inaugurazione, alle ore 19 ci sarà uno spettacolo di flamenco a cura del Punto Flamenco, che è un gruppo di Milano, che dove però all'interno del quale ci sono dei ballerini che provengono dalla Spagna, sono un gruppo molto molto conosciuto. Alle 20 sarà offerto un aperitivo in piazza dalla Bottega degli Illustri di Alessandro Ferretti, e sabato invece 19 alle 21 proseguiremo nell'interculturalità con uno spettacolo di tango a cura del Tango Arezzo. Domenica poi ci sarà alle 18.30 la premiazione dello stand preferito. Quest'anno nasce proprio con la nona edizione il contest di Arezzo Notizie voluto allo stand preferito, al quale noi ha fatto molto piacere questo tipo di collaborazione. Tutti i visitatori potranno votare il loro stand preferito andando su arezzonotizie.it oppure sulla pagina Facebook Sapori dal Mondo. Domenica 20 poi alle 18.30 a Sant'Agostino ci sarà la premiazione dello stand che tutti noi avremo votato. Il tuo faccione è lo stesso dell'immagine che 9 anni fa abbiamo utilizzato, anzi 8, perché dalla seconda edizione ci sei te nella
Sei uguale, nel tempo non passa, è lo specchio, che cos'è? Mangiare specchio ringiovanisce, eh? Mica solo mangiare la chianina, bistecche. No, anche specchio bisogna mangiare. Giovedì sera lui mangia la bistecca a corda. Ora vedi che se la ricorda. Senti, io stavo cercando di spiegare l'originalità dell'interpretazione aretina del mercato internazionale. Tu che lo vivi quotidianamente, perché allora, Arezzo è diverso? Allora, sentite, questo il vostro di Arezzo, il mercato internazionale di Arezzo, per me e per noi tutti del mercato, è uno dei più grandi che c'è in Italia. Questo voi lo sapete e dopo noi ringraziamo tutti gli aretini che si vengono a vedere il mercato europeo, capisce? E dopo salutiamo anche grazie tanto al sindaco che ci fa fare questa grande manifestazione, dopo grazie alla Concommercio, un saluto grande al dottor Marinioni. Va bene, dai. A parte le persone, la gente di Arezzo, che effetto ti fa? Ah, la gente di Arezzo è la migliore del mondo, è una città meravigliosa, grande. Senti, qualcuno dice che il tuo spec è buonissimo ma costa un po' troppo, cosa gli rispondiamo? Allora, sentite, è 5 anni che io vendo spec allo stesso prezzo, 5 anni. Non ho mai aumentato e anche quest'anno non aumento. Con la crisi che c'è non possiamo aumentare la merce, capisci, dottore? E quindi siamo a posto. Andate tranquilli, il prezzo è sempre quello. Nonostante la domanda sia straordinaria, posso raccontargli lo scherzo che mi hai fatto l'anno scorso?